Un momento veramente di estremo orgoglio per tutti gli juventini. Credo questa sia la cosa più importante. Ieri sera essere a casa davanti ai teleschermi e vedere cosa succedeva a Roma, cosa succedeva a Milano, cosa succedeva a Torino, è veramente il momento di un orgoglio ritrovato e di questa è la cosa che sono assolutamente più felice. Tantissima emozione che anche raccogliere i frutti di 2 anni di lavoro da parte mia fino all'ultimo dei magazzinieri, come si usa dire, una società che è stata rinnovata al 100%, tutto il gruppo dirigente nuovo, tutto lo staff tecnico, tutto il gruppo dirigenziale, un azionista che ci è stato vicino. È stato un percorso tortuoso, difficile. Gli investimenti fatti sia il primo anno che il secondo hanno dato i loro frutti. Tutti hanno giocato per vincere e alla fine noi abbiamo chiuso il nostro famoso cerchio da cui io ho fatto spesso riferimento, che noi riusciremo a essere di nuovo noi stessi quando saremo tornati a vincere. Noi ripartiamo guardando a noi stessi. Siamo tornati a vincere ed è là dove noi vogliamo essere. Sono sicuramente 30 sul campo gli scudetti che noi abbiamo vinto. Se guardo anche quelle che sono le attività giudiziarie, nel 2004-2005 da Napoli hanno detto che il campionato non fu alterato. Il 2005-2006 non è neanche stato investigato, quindi direi che sul campo quantomeno nessuno ce le toglie, sono sicuramente 30 scudetti. La riconoscenza, la gratitudine saranno sempre lì da parte mia, in particolare, ma da parte di tutto il popolo della Juventus. Dopodiché Alessandro ha ancora una partita estremamente importante da giocare. È la finale di Coppa Italia, quindi noi oggi siamo tutti quanti molto felici dei risultati raggiunti, ma sicuramente siamo altrettanto concentrati per la finale di Coppa Italia che dobbiamo giocare tra 2 settimane. Credo che se Alessandro potesse uscire dalla sua avventura juventina vincendo 2 trofei sarebbe l'apoteosi di quello che significa per la Juventus.